In una multifactory tutte le decisioni importanti vengono prese dall'assemblea dei soci o dal plenum, comunque vengono prese in maniera assembleare da tutte le aziende che fanno parte della multifactory stessa. È certo che in un mondo che ti richiede di non fermarti mai, dover prendere tutte le decisioni insieme può essere visto come un rischio, perché chiaramente le aziende che entrano a multifactory entrano dentro per lavorare, non per gestire lo spazio di lavoro dove dovrebbero lavorare. Ecco, questo rischio non esiste, o meglio, esiste, ma va gestito in maniera corretta nel momento in cui si disegna la governance. Perché uno dei punti essenziali è che meglio si prendono le decisioni prima, meno problemi ci saranno poi, più fluide saranno le cose e meno tempo si perderà dopo. Chiunque si occupa di progetti sa quanto sia difficile, quanto sia dispendioso in termini di tempo, in termini di fatica, in termini anche di, anche in termini di arrabbiature, dover rimediare a errori commessi prima. Ecco, prendere tutte le decisioni insieme, in maniera ponderata, è un qualcosa che ti permette di lavorare meglio dopo. Quindi quel pochino di tempo in più che si impegna prima, viene ampiamente guadagnato dopo. Ci ho detto poi, non è che in uno spazio di lavoro condiviso ci siano milioni di decisioni da prendere. C'è qualche bando su cui lavorare, c'è qualche fiera a cui partecipare, ci sono problemi pratici, però tendenzialmente niente che non si riesca a risolvere con una riunione ogni 2 mesi, 1 mese e mezzo, che dura un paio d'ore. Un altro punto molto importante è che nella riunione si prendono le decisioni di indirizzo, ma poi è bene che si costituiscano dei piccoli sottogruppi, dei chiamiamoli comitati, chiamiamoli delegazioni, che a nome dell'assemblea e seguendo quanto si è deciso in assemblea, poi dopo vanno a elaborare delle soluzioni pratiche e concrete per risolvere un problema o per svolgere una determinata attività. Ad esempio, se si decide di rifare il sito internet con determinate caratteristiche, chi si interfaccia poi con lo sviluppatore non saranno tutti i soci, sarà un piccolo gruppo di persone che si prende la briga di fare questo, un altro gruppo di persone si prenderà la briga di seguire le ditte di pulizie, un altro gruppo di persone si occuperà di gestire il fornitore internet, cioè ciascuno ha un piccolo compito. In questo modo è però un piccolo compito che segue delle indicazioni molto precise e molto ponderate che arrivano dall'assemblea. In questo modo tutti i soci sanno dove va l'associazione, tutti i soci hanno deciso dove andrà l'associazione, chi fa parte dei comitati, dei sottocomitati, ha chiaro in mente dove deve andare e alla fine il lavoro è più veloce, è più preciso, è più efficiente, non si litiga e quindi si lavora anche meglio. Perciò quel poco tempo impiegato per decidere come organizzare il proprio ambiente di lavoro viene poi ampiamente guadagnato perché in un ambiente di lavoro più efficace, più efficiente e conformato secondo le mie esigenze, lavoro meglio.